Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video discussione. Ebbene sì, all'ultimo Direct di Nintendo, come penso ben saprete se vi piace informarvi di videogiochi in uscita, è stato annunciato a sorpresa un titolo che non sapevo di voler vedere uscire prima o poi. Si tratta di Octopath Traveler 2, ragazzi. È qui, o quasi, visto che esce a febbraio, ed ha l'apparenza di essere una figata pazzesca. Anche meglio del primo, devo dire. Quest'ultimo Direct, di cui non mi metterò a fare una disamina o altro, considerando che l'ho guardato in maniera piuttosto sommaria, ha proposto, nei suoi 40 minuti di durata, solamente 4 o 5 veri e propri picchi dell'attenzione dell'utenza. Sto parlando di Bayonetta 3, che ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay e sicuramente di questo sarete tutti molto felici. Io non ho mai giocato un Bayonetta, quindi relativamente. Del sequel di Breath of the Wild, che è giunto proprio in conclusione ed abbiamo appreso che si chiamerà Tears of the Kingdom, che uscirà a maggio. Pikmin 4, che erano 20 anni che non usciva un Pikmin e sia lodato il signore che esce Pikmin 4, io ci ho perso le speranze. E anche se quasi all'inizio della presentazione, e non ho assolutamente invertito l'ordine apposta per tenermelo alla fine, proprio ciò che è di nostro interesse, Octopath Traveler 2. Ah, e poi ovviamente anche Fire Emblem Engage, che dopo anni fa tornare Mart nella saga, e anche se non sono un fan sfegatato di Fire Emblem, vale la pena la menzione, togliendo poi che, a parte questi grandi cavalli di battaglia, a me i remake di Front Mission 1 e 2 interessano, eh. Tornando a noi però, il sequel del tanto celebrato JRPG in salsa di nostalgia condito con una spolverata di pixel arriverà nelle nostre case a febbraio del 2023. E qui starete vedendo la mia storia su Instagram con tanto di progetti o comunque presunti progetti per il futuro, perché credo che non sia un mistero che prima o poi comunque porterò questo gioco, considerando che anche se siamo ancora all'inizio della serie, per come la state vedendo voi, io ho registrato già una buona parte e programmo di finirlo al 100%, Octopath Traveler 1 perlomeno. Una sorta di ritorno di fiamma, dunque, potremmo dire. Poi Nintendo si è finalmente aperta al grande pubblico, tra l'altro, facendo uscire il titolo sin da subito anche su PC, PS4 e PS5, ma non Xbox. Ah, certo, ne esiste anche una Collector's Edition, che contiene il gioco, la colonna sonora, quelle che sembrano essere delle rappresentazioni fisiche dei nostri protagonisti, una sorta di action figure quindi, un artbook e una serie di oggetti in game da riscattare, e tranquilli che non mi pagano per dirlo, anzi magari. Ed è stato poi rivelato da Square Enix che, sempre all'interno del trailer questo, che tornerà il sistema strategico che spinge il giocatore a cercare i punti deboli dei nemici e anche il management di turni propugnato dal combat system di Octopath Traveler 1. Non che esso sia in primo luogo originalissimo, visto che riprende un po' da Bravely Default questa caratteristica. Tornano inoltre le classi tradizionali che già conosciamo e amiamo, il guerriero, il ladro, eccetera, e anche le azioni viaggio per interagire con gli NPC disseminati nelle varie città che andremo a visitare. La vera novità però riguardo quest'ultima caratteristica è che le azioni viaggio su questo nuovo titolo avranno a disposizione determinate interazioni con l'ambiente di notte ed altre di giorno, cosa che comunque fa presupporre che ci sia un ciclo giorno-notte assente invece dal prequel. È stata poi inserita una meccanica nuova che è il cosiddetto potere latente, che permetterà di usare un'abilità aggiuntiva quando si raggiunge la piena carica della barra dedicata. Esploreremo quindi Solistia, così si chiama la terra di gioco, con 8 personaggi differenti, in un'epoca tra l'altro differente rispetto al primo gioco, ed è questo che mi ha fatto molto caso e penso che è un gran colpo d'occhio se guardate il trailer. L'ambientazione di Octopath Traveler 2 è infatti di molto differente da quella del predecessore e la cosa che ancora di più mi fa capire che sarà un'esperienza coinvolgente ancor più del primo, al di là appunto del setting atipico per un'avventura JRPG del genere, è che finalmente hanno aggiunto delle interazioni tra i personaggi, una caratteristica infatti che purtroppo ho dovuto sopportare durante il mio playthrough fin dove sono arrivato nell'originale Octopath, è che al contrario di Bravely Default, dove c'è proprio un'infinità di interazioni tra i protagonisti, non è che sono fissato con Bravely Default, anzi non lo considero neanche sto grandissimo gioco, solo che è il JRPG che ho giocato subito prima rispetto a Octopath Traveler. Su Bravely Default appunto esiste questo tipo di interazione ed è anche
utilizzata ampiamente, potremmo dire, mentre su Octopath Traveler manca totalmente l'interazione tra i personaggi. Le loro storie quindi non si mescolano mai effettivamente, non ci sono dialoghi unici tra i nostri protagonisti, e questo mi ha fatto in realtà un po' storcere il naso. Ma da quanto abbiamo potuto evincere dal trailer non sarà più così, e meno male. Insomma ragazzi, Octopath Traveler è stato un vero e proprio innovatore del genere del gioco di ruolo quando uscì, e fu accolto molto calorosamente dalla critica e dagli appassionati del genere. Riuscirà quindi il successore a farsi valere altrettanto? Secondo il mio pronostico, come avrete capito, sì. Però è tutto da vedere ancora. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti e se vi interessa, o addirittura se sapete se già comprerete il titolo. Dai, che è tutto e alla prossima!